sbaglia la tripla e non la sbaglia invece senza. Adesso c'è la palla portata avanti da Atkins che prova e trova, anzi, il gancio cielo. C'è ancora il pallone dentro per Karalampopoulos, di nuovo fuori per Mazzola, finta la tripla, evita Atkins e poi va a mettere. Movimento dei compagni, ora sì, da Flaccadori a Lockett che ci prova da tre, ma non trova il bersaglio grosso. E canestro e fallo. Duplice scalpo portato a casa da Gudmundsson. Crawford va da Atkins, per un attimo Visconti sembrava poter rubare il pallone, Atkins lo riprende e lo ributta dentro al canestro. Ancora ottima circolazione di Trento ed è tornato in campo sicuramente più ispirato Crawford. Lotta e conquista la palla, Atkins a rimbalzo, il pallone ceduto a Crawford, altro da tre sull'assistenza di Forrai. E qua invece Flaccadori che appoggia il pallone, può giocare sul blocco di Atkins, poi va lui in penetrazione ed è suo il gioco da tre stavolta. Eccolo adesso Pesaro per concludere, deve per forza forzare Città, non prova neanche il ferro, ma poco male perché già rimbalzo Flaccadori che va fino in fondo e trova l'end one, canestro e fallo. Fallo di Moretti, prova a chiedere lo scambio, c'è invece il raddoppio, palla per Forrai, gran stoppata di Abdurrahman, va a raccogliere e mettere. 6-7-6-6 per Trento, prova ad andare e ci va fino in fondo Abdurrahman. So far so good per Udom. E c'è la tripla! Rimbalzo di Crawford e poi palla ceduta a Forrai, spreca l'occasione Pesaro, 1.34 a giocare, Forrai un minimo di spazio, gli basta quello! Una partita dove ha commesso tanti errori, ha provato a dare il suo apporto, sicuramente sì, dal punto di vista dei rimbalzi catturati qui il tentativo in solitaria di Moretti che fa tutto da solo, mette due punti, si chiude qua la partita, 79 Trento, 75 Pesaro, porta a casa la vittoria Molina. E porta a casa la vittoria l'Aquila Trento che va a conquistare.